Linea temporale zero, sono in partenza per cambiare la storia e impedire una tremenda catastrofe che sarebbe destinata ad accadere nell'aprile del 1911, un furioso incendio che provocherebbe la morte di 80 operai e la totale distruzione dei grandi cantieri navali Harland & Wolff di Belfast. Bene. Eccomi di ritorno, missione compiuta, sono riuscito a dare l'allarme in tempo e l'incendio è stato spento con facilità. Sono assai soddisfatto perché non solo ho salvato la vita ad 80 uomini, ma ho anche evitato la perdita di beni di valore inestimabile, come il gigantesco Titanic, la lussuosissima nave di proprietà della White Star Line, che si trovava nei cantieri quasi completata e che grazie al mio intervento non è rimasta distrutta, e il 10 aprile del 1912 potrà regolarmente partire da Southampton per il suo trionfale viaggio inaugurale sino al porto di New York. Ancora una volta ho dimostrato che è possibile cambiare i più tragici avvenimenti del passato per creare un presente ed un futuro migliori. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Allora, abbiamo detto supponiamo di vivere in un mondo nel quale abbiamo la tecnologia che abbiamo nel XXI secolo, ma anche il viaggio nel tempo. Ora, diciamo che io faccio un viaggio nel tempo, vado nel passato, vado lungo la mia linea temporale nel mio passato, e impedisco al me stesso più giovane di intraprendere questo viaggio nel tempo. Per esempio, uccido il me stesso più giovane. Che cosa succede? Naturalmente si crea un fenomeno noto come paradosso. Com'è possibile che un me stesso più vecchio ha ucciso un me stesso più giovane, se nel momento in cui viene ucciso il me stesso più giovane, quel me stesso non può invecchiare, prendere la macchina del tempo e tornare indietro? Questo è il più semplice principio di paradosso che si può realizzare. È il motivo per il quale si dice che chi fa il viaggio nel tempo forse dovrebbe essere un mero osservatore, ma di questo parleremo un'altra volta. Per il momento chiediamoci se fosse possibile tornare indietro nel tempo e cambiare così radicalmente la linea temporale da creare un paradosso, che cosa succederebbe? Succederebbe forse la completa distruzione dell'intero universo a seguito di questo paradosso? Succederebbe la completa distruzione della mia linea temporale a seguito del paradosso che ho creato sulla mia linea temporale, quindi scomparirebbe totalmente la mia vita, scomparirei totalmente dall'universo? Oppure succederebbe qualcosa di diverso, qualcosa che in fondo è un po' come quello che vediamo nel film Ritorno al futuro, che mi sembra anche la cosa più plausibile, ossia si creerebbe una linea temporale alternativa. La possibile creazione delle linee temporali alternative è basata sull'idea del cosiddetto multiverso. Nel momento in cui io torno indietro nel tempo e uccido il giovane me stesso, da quel preciso momento la linea temporale si scinde e si creano due linee temporali da cui partono due diversi universi. Quello nel quale io sono partito e tornato indietro nel tempo è un nuovo universo dal momento in cui ho ucciso me stesso. Secondo me quello che potrebbe verificarsi, invece, è basato sull'osservazione della natura. La natura tende a raggiungere costantemente uno stato di equilibrio. E secondo me quello che potrebbe andarsi a generare, nel caso di un paradosso temporale, è comunque il raggiungimento, lento o veloce, di uno strato di equilibrio. Cosa significa? Che nel momento in cui io uccidessi un me stesso più giovane tornando indietro nel tempo, quello che succederebbe è che la linea temporale che ha portato me stesso a prendere il viaggio nel tempo e tornare indietro nel tempo verrebbe completamente annichilita e sostituita dalla linea temporale che parte da quando il me stesso è stato ucciso. A quel punto ci sarebbe una deviazione della linea temporale, diciamo che la linea farebbe un salto, una curva, fino ad arrivare allo stato di equilibrio nel quale l'universo si sarebbe trovato anche se io fossi vissuto. Io sono insignificante nella storia dell'intero universo, però faccio parte di un'oscillazione della linea temporale dell'intero universo. Nel momento in cui io tornassi indietro nel tempo,
e uccidessi il me stesso più giovane, ci sarebbe un'oscillazione un po' più grande sulla linea temporale, ma poi si tornerebbe allo stato di equilibrio. Sono del parere che la soluzione ai paradossi sarebbe virtualmente proprio questa, la completa cancellazione della linea temporale, il completo annichilimento della linea temporale e la costruzione di una nuova linea temporale, di un nuovo equilibrio, nel momento in cui viene cambiato un fatto importante lungo la linea temporale. In fondo, anche se non abbiamo a disposizione il viaggio nel tempo, come dicevo, noi vediamo che comunque la natura tende a raggiungere uno stato di equilibrio, e quindi perché non supporre che la creazione di un paradosso verrebbe comunque accolto dalla natura, cercando di costruire intorno ai danni del paradosso comunque lo stato di equilibrio che si genera normalmente? Ecco quindi la conclusione. Secondo me, se fosse possibile effettuare il viaggio nel tempo, si potrebbe essere dei meri osservatori, tornare indietro nel tempo, un po' come cercava di essere virtualmente il dottore, il dottor Who, andarsi a fare una passeggiata, vedere un discorso del Presidente degli Stati Uniti negli anni 60, così, vedere questa cosa, restando un mero osservatore, senza andare a creare grosse influenze sulla linea temporale, in maniera tale che l'equilibrio rimanga pressoché invariato, quelle minime oscillazioni non abbiano a creare nessun danno, ma anche se si andasse a creare una rottura più o meno grande lungo la linea temporale, abbastanza grande da creare appunto un paradosso, questo comunque non comprometterebbe l'intero universo, ma si limiterebbe a venire accolto dalla linea temporale, dalla natura, dall'universo, con una spinta a tornare allo stato di equilibrio iniziale. Quindi magari questa teoria è eccessiva, però per l'appunto, come ripeto, secondo me ci sarebbe il completo annichilimento della precedente linea temporale, e da quel punto in cui io ho cambiato un momento nel tempo, parte e si genera una nuova linea temporale che tiene conto dell'influenza del paradosso che c'è stato, e cerca di costruire un equilibrio come se quello che c'è stato non fosse stato un paradosso, ma un fatto importante lungo la linea temporale, e basta. Questo è quello che penso io. Ora tocca a voi. Voi che cosa mi dite? Secondo voi, se fosse possibile tornare indietro nel tempo, e tornando indietro nel tempo fosse possibile creare un importante paradosso, il più semplice paradosso potrebbe essere quello di uccidere un proprio antenato o di uccidere se stessi da giovane, ma diciamo che questo è un paradosso estremo. Come ci ha raccontato l'amico Bilbo Baggiano Baggins, potrebbe esserci stata una linea temporale nella quale nessuno si era accorto dell'incendio ai cantieri di Belfast e sono morte 80 persone. Ecco che cambiare la linea temporale fa sì che qualcuno si accorge dell'incendio per tempo, si salva il Titanic, parte quel giorno e vabbè, l'equilibrio ha voluto che c'è questa situazione, ma appunto è cambiata del tutto la linea temporale. Dal momento in cui non sono più morte quelle 80 persone, si è annichilita la linea temporale in cui c'era stato l'incendio nei cantieri di Belfast, ed è nata la linea temporale in cui il Titanic è riuscito a fare il proprio viaggio inaugurale. Potrebbe essere una teoria. Oppure voi siete d'accordo con la teoria dei multiversi? Nel momento in cui si fa il viaggio nel tempo, ecco che comincia un'altra linea temporale, un altro universo, e per ogni viaggio nel tempo che viene effettuato, nel momento in cui si atterra nel passato, non si atterra più nel passato della nostra linea temporale, ma si atterra in un passato dal quale parte un nuovo universo, con una nuova linea temporale, quindi c'è una diramazione e ci sono multiversi, differenti universi in base a differenti linee temporali. Oppure magari no, pensate che il viaggio nel passato sia impossibile, nel momento stesso in cui si realizzasse il viaggio nel passato si annichilirebbe l'intera linea temporale e scomparirebbe l'universo. Sono curioso di sentire la vostra, per cui come sempre parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DVBOTR. Bene, io sono Grizzly, anche per oggi siamo giunti in fondo a questo viaggio nel tempo.
Se sono riuscito a intrattenervi, a farvi pensare, a darvi qualche idea, a farvi fantasticare sul viaggio nel tempo, perché no? Allora vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Magari con i vostri amici che hanno una macchina del tempo, ma non sanno ancora per cosa potrebbero utilizzarla. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Oppure, se lo avete già fatto, di tornare indietro con la macchina del tempo al momento in cui vi siete iscritti e fare complimenti a voi stessi per esservi iscritti al mio canale YouTube. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!